cari concittadini, mi sono sorpreso di sentire Daniela e Danilo, c'è un'assonanza anche di nome, e Totò De Maria. Di alcuni mi sono sorpreso anche dell'arte oratoria che hanno, che sicuramente è una dote di natura. Cari amici, cari sanmichelesi, potrei iniziare con una frase di un noto presentatore televisivo: come eravamo rimasti, diceva questo. 5 anni fa mi presentai in questa piazza e dopo 5 anni mi ripresento per parlare ancora di candidatura a sindaco e di amministrativo. È stata una scelta non facile, difficile, sofferta ma necessaria. A volte, cari amici, queste scelte sottostanno a dei percorsi che sono politici, percorsi dettati dalla ragione e percorsi dettati dal cuore. E se dovevo sottostare o ascoltare il percorso dettato dalla politica, sicuramente non mi trovereste su questo palco, visto lo spettacolo che la politica a livello nazionale dà. Se dovevo ascoltare la ragione, sicuramente anche per questo motivo non mi trovereste qua, perché il raziocinio, la ragione mi dice continuamente: ma chi te lo fa fare? Non hai sicuramente interessi politici, né aspirazioni politiche, né tantomeno interessi privati da custodire. Purtroppo le mie scelte, le scelte della mia vita sono state spesso dettate dal cuore, e anche questa volta questa scelta è stato un ulteriore atto d'amore per questo paese. È triste, è veramente triste vedere giorno per giorno che questo paese si va spopolando. È triste vedere i giovani e le forze produttive di questo paese emigrare per sostenere la famiglia, per dare un futuro ai loro figli. Per noi, se Dio lo vorrà, se andremo a governare questa amministrazione, sarà un imperativo categorico di sforzarci a lavorare per fermare questa tendenza, e aspiriamo anche ad invertirne questa tendenza. Cari amici, in questo periodo elettorale, di campagna elettorale, si notano personaggi strani che sono stati per tanti anni alla finestra e improvvisamente sono sbucati nelle piazze, si sbracciano a salutare, stringono la mano vigorosamente, come se stringere la mano o salutare sbracciandosi, quasi che hanno una protesi nelle braccia per prolungare il saluto, rappresenta per loro la soluzione dei problemi di San Michele, rappresenta per loro essere sanmichelesi a San Michele. E no, non potete ingannare ancora una volta la gente, i giovani. Essere San Michele significa giorno per giorno vivere accanto ai sanmichelesi, ascoltare i loro bisogni, ascoltare le loro sofferenze, ascoltare le loro aspirazioni. E non basta, cari amici, farsi una passeggiata in piazza, non basta andare al mercato una volta ogni tanto. Il sanmichelese, si è sanmichelese e lo riconosce sicuramente, la patente non la date voi, cari avversari, ma la patente di San Michelese la dà il popolo, ed è il popolo che decide chi è San Michelese
o chi è san michelese solo per opportunismo politico. Cari amici, mi sia consentito fare alcune precisazioni. 5 anni fa mi presentai con una lista che era espressione di partiti politici, di espressione della società civile, ma non avevo chiuso le porte e avevo cercato il consenso anche con le altre forze politiche, perché vedete che io cerco il dialogo con tutti. Le altre forze politiche decisero, a torto o a ragione, di scegliere altre soluzioni. Oggi mi ripresento e ho consultato tutte le altre forze politiche per un nuovo modo di fare politica, per voltare pagina, per chiudere una pagina, un libro, un capitolo e aprire un nuovo modo di fare politica. Oggi mi sono scommesso in prima persona come garante di questa squadra, ma tutto, cari amici, fatto alla luce del sole, fatto tutto con la trasparenza e senza sottorifugi. Ho chiesto a loro di salire su questo treno con un altro macchinista o capo macchinista e lasciare che l'altro treno, l'altro capo macchinista vada nelle direzioni che voi sapete. Mi sia consentito ancora spendere qualche parola in risposta agli amici che qualche giorno fa hanno parlato nel comizio dei nostri avversari, soprattutto a Luigi Nativo ed altri. Caro Luigi, io ti voglio bene, ti conosco da quando eri bambino e non riesco neanche ad arrabbiarmi con te, ma quel comizio non ho capito niente, perché era un continuo ululare che non si capiva assolutamente niente. Ma una cosa siamo riusciti a capirlo: hai detto, caro Luigi, che hai protestato, anzi, caro Luigi, perché sono venuti a San Michele dei politici, il presidente della provincia, che tra l'altro venivano in forma privata a trovare i candidati della nostra lista, dicendo che non abbiamo bisogno di loro, che loro vengono qua e non devono assolutamente entrare. Caro Luigi, ma come intendete voi, anzi, la vostra squadra? Pensate forse di chiudere San Michele in un bunker, in una cortina fumogena, in un cordone sanitario? Perché se avete dei progetti, cari amici e avversari, se avete dei progetti, sottolineo se avete progetti, dovete necessariamente dialogare con le istituzioni. Le istituzioni che devono servire ai cittadini e non i cittadini alle istituzioni o ai politici. Certo, cari amici, i progetti che loro fanno forse viaggiano a un livello più basso, per cui non hanno forse bisogno di queste attenzioni. Come l'altra candidata della lista di Petta ha detto, non abbiamo bisogno di piramidi nel deserto, ma abbiamo bisogno solo di tappare buchi. Bellissima aspirazione, di una progettualità interessante. Ricordo a questa candidata che se ci sono state piramidi costruite nel deserto, io preferisco dire cattedrali nel deserto, sono state fatte
e con grande sperpero di denaro pubblico da amministrazione dove lei e tutto il suo gruppo politico ne facevano parte integrante. Cari amici, a conclusione di questo mio breve discorso voglio leggere la lettera che ho inviato ai sanmichelesi. La mia proposta guarda con attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane e ambientali presenti nel nostro territorio, ma non può trascurare quei cittadini che in questo momento di crisi diffusa meritano un maggiore sostegno per il miglioramento delle proprie condizioni di vita. La mia candidatura ha lo scopo di accumulare più idee possibili e quindi dialogare con tutti e anche con le istituzioni per rendere ancora più vivibile e grazioso il nostro paese e di non andare contro un avversario. Si nutre di principi e concretezze e non di promesse preconfezionate. Non nasce da una mia aspirazione politica e come hanno detto gli altri candidati, ma dal bene che voglio a questo paese, piccolo ma strategico per l'economia locale. Vorrei proporre con questa lista un'azione concreta per rispondere alle esigenze della nostra comunità, a piccoli passi, senza utopie, ma attraverso azioni semplici e realizzabili. Grazie e viva San Michele di Canzeria, viva tutti i nostri candidati, viva tutta la cittadinanza. A conclusione del comizio, il candidato a sindaco offre a tutta la cittadinanza un rinfresco in piazza. Preferiamo stare con voi in piazza e non chiuderci in locali fuori paese.